Buongiorno a tutti. Siamo qui oggi con Suor Eleonora Liberini, premio Cuore Amico del 2010, che è venuta a trovarci dallo Zambia. Suor Eleonora fa parte delle Suore di Maria Bambina ed è venuta a raccontarci cosa ha fatto con il contributo del premio Cuore Amico in tutti questi anni. Ok, in tutti questi anni sono stati un po' lunghi. Prima di tutto perché abbiamo dovuto far fatica legalmente, diciamo, ad avere le cose chiare per quanto riguardava la compra del terreno, e per cui abbiamo veramente faticato, tribulato. Alla fine siamo riusciti ad avere quel terreno che sembrava dovessimo aver avuto subito all'inizio, invece no, non era così. Ricordiamo che tu volevi costruire un centro per disabili in Zambia con l'importo del premio. Sì, infatti era questo il motivo, era la costruzione di un centro diurno per bambini disabili, anche diciamo non solo fisici ma soprattutto mentali, ecco. In Zambia siamo, dopo tante fatiche, siamo riusciti a costruirlo questo centro, e quest'anno, diciamo così, grazie al cielo, siamo riusciti a finirlo. Certo, i bambini che vogliamo accogliere sono, diciamo, vengono al mattino e ritornano a casa alla sera, non perché non li vogliamo durante la notte, ma perché vogliamo dare alla famiglia anche un senso di responsabilità, perché il bambino non è un pacchetto ma è una persona, per cui dovrebbero venire al mattino e alla sera ritornano a casa, la famiglia dovrebbe e deve prendersene cura. Quest'anno abbiamo fatto il primo passo, diciamo, dopo diciamo anni di costruzione, sopralluoghi, comprare il materiale che non arriva, poi l'arriva ma non va bene, un sacco di cose. Finalmente siamo riusciti e abbiamo iniziato un pochino quest'anno a pubblicizzare un po' la notizia lì a Kabwe che c'era questo centro. Naturalmente Kabwe è una cittadina, diciamo, verso il nord del paese, dello Zambia. C'è tanta povertà e insomma precarietà. Allora abbiamo chiesto a queste persone di un aiuto. I bambini handicappati ci sono, purtroppo devo dirlo, li tengono nascosti nelle case, forse perché non vedono un futuro in loro, forse perché il bambino handicappato non ha in un futuro un guadagno, non guadagna, non produce. Non so, non vorrei giudicare, ecco, però sembra che il bambino handicappato non abbia questo grande valore. Spero di sbagliare. Per cui si è chiesto un piccolo contributo per la retta. Non so quanto sia la retta, non posso dire quanto sia la retta, però si è visto che i bambini, quelli che c'erano, non sono arrivati. Allora abbiamo detto, noi vogliamo aiutare questi bambini, non vogliamo lasciarli così, diciamo, nelle case dove crescono senza, perché crediamo che abbiano un pochino di intelligenza, un po' di capacità li hanno per, non so, sviluppare anche capacità motorie e intellettuali e così, no? Non diventeranno tutti professori, però magari qualcuno, qualche cosettina, sì, riuscirà a fare, no? Perché abbiamo visto in un altro centro dove noi lavoriamo ma non è nostro, che il bambino, se è seguito, può accedere a delle, non so, arti culinarie e poi anche riuscire ad avere un posto come cuoca, aiuto cuoca in un albergo, per cui riescono a fare qualche cosina, ecco. Purtroppo in questo momento noi siamo un po' in difficoltà anche economiche, perché sembra che, diciamo, è finito, lo stabile è finito, però naturalmente serviranno ancora altre cose per i bambini, perché non sarà solo a livello intellettuale ma anche a livello motorio che dobbiamo aiutare i bambini, ecco così. Per cui adesso vediamo cosa si può fare. Ci rivolgiamo a Cuore Amico, ringraziamo, anzitutto voglio ringraziare i benefattori, i donatori che ci hanno sostenuto con una somma molto alta e importante. Io prego sempre per i benefattori e poi diciamo la messa tutti i mesi per i benefattori vivi e defunti, perché insomma se non ci foste voi noi non riusciremo ad aiutare. Ecco, questo è quello che vorremmo fare.
Poi sì, abbiamo altri bisogni, ma in questo momento ci dirigiamo su questo, così poi vedremo in un futuro. Per cui con il vostro aiuto e con il nostro aiuto riusciremo a dare a loro la gioia di dire anch'io sono persona. Grazie. Grazie a lei, Eleonora. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.